Forestali, lavoratori dell'ESA, dei consorzi di bonifica e dell'ARAS hanno partecipato alla manifestazione regionale organizzata da Fly CGIL, Fai CISL, UILA, UIL. Un piano regionale per l'incremento dei vaccini con particolare attenzione al morbillo, lo ha annunciato l'assessore alla salute. Al via l'Istituto Scolastico Luigi Pirandello di Bagheria, il progetto Mi metto in gioco. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è mercoledì 11 aprile. Forestali, lavoratori dell'ESA, dei consorzi di bonifica e dell'ARAS hanno partecipato oggi alla manifestazione regionale organizzata da Fly CGIL, Fai CISL e UILA UIL per chiedere al governo regionale risposte concrete e certezze sulle risorse disponibili per gli avviamenti al lavoro e le garanzie occupazionali in questi comparti. E oggi siamo in piazza con i lavoratori forestali perché non ci sono certezze sulle risorse per garantire le giornate, perché il governo Musumeci non applica il contratto che abbiamo sottoscritto nel 2017 e perché ancora non c'è in atto una riforma vera di questo settore. Ci sono solo annunci e basta, e tanta preoccupazione dei lavoratori. Ogni anno in questo periodo succede sempre la stessa cosa. Succede sempre la stessa cosa, però quest'anno, a differenza degli altri anni, non c'è certezza delle risorse e ancora non ci sono stati avviamenti. I lavoratori sono tutti disoccupati, al contrario di come diceva Musumeci, che non avrebbero riposato nemmeno un giorno. In piazza ci sono pure i lavoratori dell'ESA, l'ente di sviluppo agricolo, che il governo ha deciso di sopprimere, però non ha detto che fine faranno i 390 trattoristi dell'ESA con le loro famiglie. Ci sono in piazza pure i lavoratori dei consorzi di bonifica, che sono enti fortemente indebitati, e ci sono lavoratori che da 13 mesi aspettano lo stipendio. Ci sono i lavoratori dell'ARAS, che è fallita e il servizio agli allevatori non si fa più, e questi lavoratori da 18 mesi sono disoccupati. Ci avviciniamo all'estate, per quanto riguarda le vie tagliafuoco. Ma una cosa è stata fatta, cioè gli 80 milioni di euro che il governo ha messo in bilancio serviranno per fare partire i viali parafuoco e per fare partire il servizio antincendio. Il problema è che queste risorse bastano solo per 20 giornate di lavoro. Questo governo non è attento al territorio, non è attento ai boschi, non è attento alla dignità dei lavoratori. Quindi siamo qui per rivendicare l'applicazione del contratto e una riforma del settore che porti una stabilizzazione occupazionale. Una riforma che chiedete da anni, ma forse siete troppi. Ma negli anni, mano a mano, il numero è diminuito in maniera consistente. E fino a qualche anno fa si parlava di 35.000 lavoratori, oggi siamo poco più di 20.000 e comunque stagionali che, lavorando 78-101 giornate, corrispondono appena all'equivalente di 7.000-8.000 lavoratori in tutta la regione, quindi non siamo poi così tanti. Io penso che nei problemi le soluzioni si possono trovare, in che senso? Studiando e ragionandoci sopra. La situazione in famiglia è che i miei figli, siccome non lavoro, non mi danno nemmeno, non sono capace di darmi l'amore che io trovo per loro e che non mi guardano nemmeno alle volte. Forse sono piccoli, ma un giorno capiranno che suo padre è una persona per bene e ha una certa dignità pure nella vita. Un piano regionale per l'incremento dei vaccini con particolare attenzione al morbillo lo ha annunciato l'assessore alla salute Ruggero Razza a margine dell'incontro con i responsabili dei dipartimenti prevenzione di tutte le 9 ASP siciliane. Un piano regionale per l'incremento delle quote vaccinali con particolare attenzione al morbillo, lo ha annunciato l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza a margine di un incontro con i responsabili dei dipartimenti prevenzione di tutte le 9 ASP siciliane e con il direttore del dipartimento prevenzione della regione, l'ingegnere Leonardi. Gli interventi saranno svariati e di diversa natura. In primo luogo verrà messo in campo un piano per abbattere le liste d'attesa vaccinali
regionali, che prevede anche l'aumento del personale destinato alle vaccinazioni. Le ASP verificheranno inoltre la vaccinazione del personale scolastico e medico e sanitario degli ospedali destinato ai controlli. Allo studio anche un'ipotesi di esenzione del ticket per gli adulti che decidano di vaccinarsi o di richiamare i vaccini e siano nelle condizioni di salute per farlo, anche se non inseriti nei livelli essenziali di assistenza che prevedono per gli adulti vaccinazioni soltanto per i soggetti a rischio. Sarà attivato anche un protocollo per la presa in carico del malato da parte degli ospedali. Non c'è un caso specifico Catania, dice l'assessore Razza, ma una diffusione in tutte le province di quella che è una malattia, il morbillo, che si sta trasformando da malattia pediatrica a malattia più in generale della popolazione. L'azione di monitoraggio si completerà il 30 aprile e tutte le altre azioni verranno assunte subito dopo. Al tavolo erano presenti anche i direttori del Dipartimento Prevenzione delle 9 ASP, i direttori del Servizio Profilassi, le centrali operative del 118, il referente per il biocontenimento e la sicurezza sanitaria regionale Sergio Pintaldi e la dirigente regionale del DASOE Maria Letizia Di Liberti. In questo momento si sta verificando quasi una trasformazione del morbillo, ha spiegato Razza, che sta diventando sempre meno una malattia pediatrica grazie alla vaccinazione obbligatoria e sempre più una malattia che coinvolge fasce generazionali diverse. Per questo abbiamo pensato ad un'azione di vaccinazione aperta anche a queste fasce generazionali, per le quali stiamo immaginando anche un'esenzione. L'assessore ha anche rivelato che in questo momento ci sono due pazienti con particolari fragilità ricoverati all'ospedale Garibaldi di Catania, per cui il rischio è legato non tanto al morbillo in sé, quanto alle complicanze che si determinano con questa malattia. Stiamo monitorando le altre province, ma escluderei una situazione di differenza su tutto il territorio, ha aggiunto. Non c'è un caso isolato, c'è una coda di un'epidemia che era cominciata lo scorso anno e che vede coinvolte centinaia di persone, così come lo scorso anno era accaduto in altre parti d'Italia. Tutto il personale RAP dedicato al secondo step di Palermo differenzia due che abbraccia i quartieri Politeama, Massimo, in particolare in servizio per espletare il ritiro della carta, cartone, vetro e nonché dell'organico. Sono in itinere le attività di rimozione dei cassonetti e la contestuale pulizia delle postazioni. La RAP ha realizzato un videoguida per le utenze domestiche che possa essere di supporto alle 8.500 famiglie dei 20.000 residenti. Il 10 aprile 2018 il Comune di Palermo dà inizio al secondo step di raccolta differenziata. I quartieri interessati sono il quartiere Politeama e il quartiere Massimo, quindi tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, ricadenti nel quadrilatero di Via Dante, Piazza Principe di Camporreale, Corso Finocchiere Aprile, il Tribunale, Via Volturno e Via Roma. Le utenze domestiche dovranno esporre i loro rifiuti differenziati dalle 20 alle 22, dal lunedì al sabato, secondo un calendario che prevede l'umido lunedì, giovedì e sabato sera, carta e cartone martedì sera, plastica e metalli mercoledì sera, vetro sabato sera e tutti i materiali non riciclabili il martedì e venerdì sera. Ricapitoliamo. Le utenze domestiche esporranno i rifiuti esclusivamente dalle 20 alle 22 in questo modo. Il lunedì l'organico, il martedì la carta, il cartone e i rifiuti residui non differenziabili, il mercoledì la plastica e i metalli, il giovedì l'organico, il venerdì i rifiuti residui non differenziabili, il sabato l'organico e il vetro. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.rapspa.it oppure contattare il call center allo 091 760 1515. Adesso vediamo invece il video guida dedicato ad una corretta raccolta differenziata per le utenze commerciali. Il
10 aprile 2018 il Comune di Palermo dà inizio al secondo step di raccolta differenziata. I quartieri interessati sono il quartiere Politeama e il quartiere Massimo, quindi tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, ricadenti nel quadrilatero di Via Dante, Piazza Principe di Camporreale, Corso Finocchiare Aprile, il Tribunale, Via Volturno e Via Roma. Le attività commerciali dovranno esporre i loro rifiuti differenziati secondo il seguente calendario. Il cartone tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 14. La carta, unitamente al cartone, il venerdì, sempre dalle 13 alle 14. Il vetro andrà esposto il sabato sera, come per le utenze domestiche, dalle 20 alle 22, ad eccezione delle attività commerciali a produzione specifica, quali bar, ristoranti e pub, che avranno l'esposizione del vetro il martedì, il giovedì e il sabato dalle 13 alle 14. La plastica e metalli, invece, va esposta il lunedì dalle 13 alle 14 e il mercoledì dalle 19 alle 20. L'umido, così come per le utenze domestiche, andrà esposto il lunedì, giovedì e sabato dalle 20 alle 22, ad eccezione delle attività commerciali come ristoranti, supermercati che hanno produzione specifica di organico, che potranno esporre l'umido tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14. Il rifiuto non differenziato deve essere esposto il martedì e il venerdì dalle 19 alle 20. Ricapitoliamo. Le utenze commerciali dovranno esporre il lunedì il cartone e la plastica e metalli dalle 13 alle 14 e l'organico dalle 20 alle 22. Il martedì il cartone dalle 13 alle 14 e i rifiuti residui non differenziabili dalle 19 alle 20. Il mercoledì il cartone dalle 13 alle 14 e la plastica e metalli dalle 19 alle 20. Il giovedì il cartone dalle 13 alle 14 e l'organico dalle 20 alle 22. Il venerdì il cartone e la carta dalle 13 alle 14 e i rifiuti residui non differenziabili dalle 19 alle 20. Il sabato il cartone dalle 13 alle 14, l'organico e il vetro dalle 20 alle 22. Le utenze commerciali a produzione specifica di vetro, quali bar, ristoranti, gastronomie, pub, eccetera, dovranno esporre il vetro il martedì, il giovedì e il sabato dalle 13 alle 14. Le utenze commerciali a produzione specifica di organico, quali bar, ristoranti, gastronomie, pub, fiorai, fruttivendoli, eccetera, dovranno esporre l'organico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14. La domenica non è previsto alcun conferimento. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.rapspa.it oppure contattare il call center allo 091 760 1515. Al via l'Istituto Scolastico Luigi Pirandello di Bagheria il progetto Mi Metto in Gioco, che coniuga inclusione sociale e tradizioni siciliane. Abbiamo partecipato a questo progetto che metteva al centro il tema dell'inclusione sociale e delle tradizioni siciliane, e come associazione ci siamo inseriti all'interno in maniera tale da iniziare un percorso con i genitori e con i bambini che ci vedrà impegnati lungo l'anno per organizzare una serie di attività culturali sul tema delle tradizioni siciliane, ma anche sulla valorizzazione dei luoghi all'interno del paese di Bagheria. Questo progetto è coordinato dall'insegnante Caterina Di Salvo e noi genitori ci stiamo proprio mettendo in gioco, in primis l'insegnante e poi noi genitori. Praticamente questo progetto, la prima fase riguardava la genitorialità, quindi il rapporto genitori-figli, ma anche rapporti interpersonali, quindi con tutte le altre persone. Abbiamo fatto dei test psicologici dove si metteva in evidenza il nostro carattere, dei rapporti anche sulla discriminazione e sui pregiudizi. Il progetto praticamente è andato avanti e allargandosi anche in altri settori, come quello dell'arte. Noi abbiamo
avuto la possibilità di creare delle poesie. L'insegnante ci faceva vedere delle immagini e noi attraverso queste immagini, per esempio delle mani, siamo riusciti a realizzare delle poesie con le emozioni e le sensazioni che ci trasmettevano queste immagini. Poi abbiamo fatto l'acronimo del nostro nome e cognome, abbiamo praticamente scelto degli aggettivi che ci rappresentavano e li abbiamo associati ad ogni lettera e da questo abbiamo sempre realizzato una poesia. Ci siamo attivati anche a livello culturale, nel senso che abbiamo un po' approfondito le nostre origini culturali popolari siciliane, imparando dai testi delle canzoni siciliane, come per esempio Cutili Dissi, interpretata da Rosa Balistreri. Adesso ci stiamo un po' cimentando nel ballo popolare, per esempio la pizzica è il ritmo tenuto da tamburelli proprio per poterci esercitare per un saggio finale che ci sarà, uno spettacolo finale che ci sarà il 6 maggio a Palazzo Cutò. Un anno fa a Bagheria l'inaugurazione di un parco giochi all'interno del giardino dell'Istituto Scolastico Bagnera, una bella area attrezzata con tanto di giostre per disabili che però oggi versa in condizioni pessime ed è abbandonata all'incuria. A lanciare l'allarme è l'associazione La Città Che Vorrei che ne aveva curato la realizzazione. Le giostre sono abbandonate, la sporcizia purtroppo fa da padrona, è un problema serio perché noi un anno fa avevamo stabilito che questo parco giochi doveva essere donato alla città, anche insieme all'amministrazione si era concordato che doveva rimanere aperto almeno due volte il pomeriggio durante la settimana e tutte le domeniche mattine. Questo non sta accadendo da un anno a questa parte. Adesso vogliamo chiarezza, vogliamo che l'amministrazione dia un segnale forte. Inoltre abbiamo anche come associazione chiesto la gestione e la custodia di questo parco giochi e di quest'area, cosa che non c'è stato dato modo di avere risposta. E inoltre abbiamo saputo qualche giorno fa che è stato approvato un regolamento in giunta, il quale regolamento prevede appunto la donazione di alcune aree comunali per poter gestire le associazioni. Noi non chiediamo di averla noi per forza, anche se la vogliamo a titolo totalmente gratuito, ma chiediamo all'amministrazione che si prenda l'impegno di custodire quest'area, di gestire quest'area in maniera seria, in maniera concreta, perché è l'unico parco giochi, è rimasto l'unico parco giochi a Bagheria per i più piccoli. Quindi sarebbe veramente scandaloso non dare la possibilità di utilizzare l'unico parco giochi esistente nel territorio bagherese. Già abbiamo raccolto più di 500 firme. Noi chiediamo all'amministrazione che mantenga le promesse fatte un anno fa, cioè quella di rendere fruibile quest'area del parco giochi due volte al pomeriggio intrasettimanali e tutte le domeniche mattine, perché noi questo parco giochi l'abbiamo donato alla città, non l'abbiamo donato soltanto ai bambini della scuola Bagnera. Lo spazio purtroppo viene utilizzato solamente dai bambini quando entrano qua a scuola, negli orari solo degli alunni del Bagnera. Non era questa l'idea, io abito qua vicino e vi posso dire che certe volte i ragazzi scavalcano e sono dei balordi e non vogliamo assistere allo scempio che è già avvenuto in un'altra zona di Bagheria, quindi ci teniamo a preservare quello che abbiamo donato alla cittadinanza. Ripeto, non è nostro, l'abbiamo regalato ai cittadini, abbiamo voluto regalare una giostra anche per disabili ai cittadini, purtroppo vediamo che è all'incuria, ho visto che già ci sono alcune pecche, tutto se viene lasciato così al degrado ovviamente si rovinerà.
Questa mattina alla sala Lanza dell'Orto Botanico di Palermo l'Università degli Studi ha presentato Musica all'Orto, un programma di concerti domenicali realizzato in collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e il Sistema Museale di Ateneo. È una bella iniziativa che facciamo qui presso l'Orto Botanico, è un'iniziativa in cui ancora una volta apriamo le porte sempre di più. E anche ad un pubblico che naturalmente diciamo magari non è propriamente o più tipicamente quello con il quale abbiamo a che fare, anche se noi poi in realtà con la musicologia abbiamo anche un corso di laurea. Tuttavia naturalmente il pubblico degli appassionati alla musica classica è un pubblico interessante, importante, e vogliamo aprire le porte anche a loro ospitando presso una cornice meravigliosa questi concerti. Sono 7 appuntamenti, questa è una cornice che sta diventando sempre più bella, mi fa piacere anche oggi, una giornata un po' così, vedere grandi quantità di turisti. È importante perché l'università deve essere aperta al territorio, vivere il territorio e lasciarsi contaminare dal territorio. Il 70% dei visitatori dell'Orto Botanico non sono palermitani, questo è un dato fondamentale. Portare la musica qua è bellissimo, per me è un fatto, se volete, anche personale. Io mi ricordo da bambino, venni qua la prima volta con mia madre a ascoltare musica. Per me portare la musica classica, e non solo perché avremo anche musica ambient in questo luogo, significa fare di questo luogo, come è, uno dei policulturali centrali della città e certamente uno dei più importanti dell'università. I palermitani cominciano a conoscere sempre più questo posto magico in cui noi vogliamo coniugare la magia della musica con la magia delle piante. Ecco, questo è un posto dell'accoglienza dove convivono piante di tutti i continenti e dove la musica ha la sua massima ospitalità. Quindi le note che aleggiano tra le piante di diverse provenienze, di diverse etnie, di diversi territori, restituisce una magia forse unica che nemmeno un palcoscenico di un teatro può assicurare. L'Orchestra Sinfonica Siciliana torna sul territorio siciliano, non solo a Palermo, in tutta la Sicilia, ma in particolare negli spazi importanti di Palermo. L'Orto Botanico per noi rappresenta un posto unico, magico, che si sposa bene con la musica colta, la musica importante, la musica dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Musica che in questo caso potrebbe essere rivolta anche ai turisti. È rivolta ai turisti e in particolare noi ci inseriamo nella Palermo capitale della cultura con questi concerti che facciamo la domenica per i turisti assieme alla visita guidata. Li facciamo all'Orto Botanico, li facciamo al Politeama e tutta l'estate avremo un'attività intensa di concerti in tutta la città, dal Teatro di Verdura alla Piazza Politeama, e torneremo a settembre qui all'Orto Botanico a fare un ciclo Beethoven tutti i sabati di settembre. Grande successo per il 14° concerto di Pasqua alla Chiesa Anime Sante di Bagheria con il virtuosismo del coro Laudate Dominum. La musica rende visibile ciò che non lo è, questo è il messaggio di Don Giovanni Basile che ha introdotto il tradizionale concerto di Pasqua del coro Laudate Dominum, diretto da Salvatore Di Blasi, che si è tenuto domenica scorsa nella chiesa Maria Santissima Immacolata, detta Anime Sante a Bagheria. Protagonisti dell'evento il coro Laudate Dominum, adulti, e pueri cantore, sempre impreziosito dalla partecipazione del soprano Teresa Stagno, al pianoforte Cristina Ciulla. Straordinaria la cornice sonora con l'orchestra da camera, fiati e archi dell'Associazione Culturale Bequadro, il tutto diretto da Salvatore Di Blasi. Il repertorio della serata si è rivelato un autentico viaggio nella cultura della bellezza musicale dal 500 al contemporaneo, con brani della produzione sacra, aree d'opera e nuove composizioni. Ad aprire il concerto è il virtuosismo della corale polifonica con l'esecuzione del brano Resurrexi, un eloquente silenzio accolto all'Agnus Dei tratto dall'Arlésienne di Bizet, interpretato dalla voce vibrante e cristallina del soprano Teresa Stagno. Pubblico incantato dal carisma delle voci bianche.
suggestivo il finale del concerto con tutti i protagonisti insieme per il vigoroso Inneggiamo al Signore dall'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. L'appuntamento, molto apprezzato al pubblico, fa parte del cartellone della seconda stagione concertistica Città di Bagheria, promossa dall'Associazione Culturale Bequadro e dall'amministrazione comunale. Presente l'assessore alla cultura Romina Aiello, che ha espresso piena soddisfazione per la riuscita della manifestazione, occasione di promozione del territorio attraverso la cultura musicale. Fervono già i preparativi per il prossimo evento in programma il 13 maggio con il 6° Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla seconda edizione.